prima volta che avvio il software, eh. Let's rock, baby. Così. Ecco, allora ragazzi, so che vi sembra che il gioco è in 4/3. Il gioco non è in 4/3. Purtroppo si sono persi i file di tutte queste robe pre-renderizzate. Quindi, Zeppon! Calmo, Dio Madonna! 2 millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So... you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use the sword? Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Quanto Resident Evil! Minchia, è veramente il 4 questo! Ah, cioè, è proprio così bella! Benvenuti! The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha!
Allora, quanto cazzo si vede che erano proprio i giochi di quegli anni? Perché beh, è entrata pizze, esplosioni. Di guarda, tu sei il figlio di Sparta, io sono una stronza. Qua c'è sta l'inferno. Ti hanno dato le informazioni di tutta la roba. Deduco che lui si sia tipo triggerato perché assomiglia alla madre. Era il quadro della madre, quella roba. Anche perché se è figlio di Sparta, non credo che sia figlio di puttana. Nel senso, ce l'avrà pure una madre. Però figa, cioè, questa comunque era PlayStation 2. C'era della regia molto interessante. Oh, che bella la telecamera così. Molti la odiano. Io la adoro la telecamera fatta così. Quanto si vede che doveva essere Resident Evil 4. Missione 1, maledizione di pupazzi dannati. Rompi il malefico incantesimo, apri la porta maledetta. Ah, cioè, è proprio così. Ma che bello. Ah, cioè, è proprio così. Ma adesso che sto qua, domanda. Abbiamo la ma... Ah, quanto Resident Evil. La porta è sigillata, hai bisogno di 45 sfere rosse per aprirla. Vabbè, questa è proprio per farti esplorare, imparare a muoverti e compagnia. Lì ho visto una roba blu. Come la prendo? Le! Ok, frammento della sfera blu, conosciuta anche come frammento di vita, ma è solo un quarto del pezzo completo. Quando ottieni la sfera intera, il livello massimo di vitalità sarà aumentato. Ok, oh, che belli collezionabili. Madonna, quanto li adoro gli hack and slash per ste robe, Dio Cristo. Ma tanto ci stanno animazioni particolari, ora che ci penso. Perché con una telecamera così ci vuole un attimo a buggarsi e a rompersi i coglioni sopra la roba. Ti arrampichi, Dante? Oh, ok, mi stava a chiedere questo. Vedete che figata. Quando combattiamo stiamo sul piano e basta. Ma senza che mi lancio di sotto, se faccio... Ma era... No, ra... no, niente, me trattengo. Questa, raga, sembra una cazzata, ma per gli anni è una madonna, eh? Cioè, il poter fare questo e non lanciarsi di sotto come una merda. Tra l'altro è del 2000. Cioè, non è per niente da poco. Cioè, voi immaginate un hack and slash fatto in quegli anni? Che cazzo di roba poteva essere? Oh, altra cosa, vedete sta cosa? Che c'ha l'animazione? Questa è un'altra madonna, qua. Magari la prima volta te lanci di sotto come uno stronzo. Premi e scende. Oh! È un pupazzo che somiglia agli abitanti del castello. Madonna. Ma in realtà, per essere di quegli anni... Che inquietudine. La chiave è arrugginita, ma dovrebbe funzionare. Io faccio questo. Oh, posso rimbalzargli sulla testa. Io sono giocatore di Bayonetta, merde. Sotto ce ne saranno altri, ovviamente. Sì. Chissà come si fanno, però, perché vedo che ci vuole un attimo a riabbassarli i punteggi. Queste non si animeranno. No, signora. Cosa ve lo fa pensare, ragazzi? Ui. Ui. Porco. Non pensavo fosse così tanti. Quanti cazzo siete? Ma sono anche ranged, lo stavo dicendo adesso proprio. Questo gioco prende in giro il giocatore. Come? Per avere modo facile devi morire 3 volte di fila nei primi livelli e il gioco ti chiede: vuoi andare in modo facile? Bellissimo. In realtà è figa come roba, perché all'epoca non c'era la scelta della difficoltà. C'erano 2-3 marchi ingegni per dirti: guarda, vediamo su com'è il giocatore, se magari si è bloccato. Figa. Ah, guarda tutti i font tagliati male proprio. Madonna, ma che figo. Ma che bello di design. Ma è una figata. Oh, ma che cazzo c'è? L'esercito della salvezza dietro st'angolo di merda. Dio madonna. Basta. Quanti cazzo siete? Ma ho capito, era il primo angolo di merda. Questa porta è chiusa, ma una chiave rugginosa può risolvere la situazione. Oh cazzo, sono... Lei che... Che è successo? Si era dimenticato. Si era addormentato, signorino. C'è la scultura di una donna con una spada che le trafigge il petto. Aspetta, sento una voce. Ah, la storia. I deboli mi offriranno i loro cuori e mi giureranno eterna fedeltà. Ma è un vizio sta cosa! Dante, tu non stai bene. No, Dante, tu non stai bene. Non stai per un cazzo bene. Vai, sì. Con un po' di patafix riattacchiamo tutto.
Alastor fornisce una velocità supersonica e consente di volare. C'è qualcosa che puzzica, lo vedo. Ah cazzo, mi dimentico che devo interagirci con le cose. Un truce demonio rappresentato come un diavolo. Ma a me in realtà sembra la morte. C'è una chiave incastonata, vuoi prenderla? Ah, i tavoli si possono rompere? Io perché non volevo fare il vandalo di merda? Egna! Beh, non volevo fare il vandalo. Oh! Ma così! Ma che cazzo vuol dire? Un'arma lunga gettata molto distruttivo se usato su un bersaglio vicino. Merde! Dai, spawnate! Però minchia, la vita la recuperi molto facilmente. È una figata, perché molto sempre stai a prendere, a dare. Ah, madonna, quei coltellini devo impararli. Però c'hanno un audio molto preciso. PS PlayStation 2, tanti nemici, eh. Vabbè che despawnano. Però, incredibile come abbia un gameplay più bello di Dead Space 3. È qualcosa... Non dovevo dirlo. Un immenso potere impedisce di avvicinarsi. Prima di affrontare il leone ho bisogno di un segno. Il dito medio. Che cazzo, non c'è un attimo, eh. Puttana. Oh, oh. Aspetta, Boni. Quanti cazzo siete? Fighissimo, per carità del cielo. Oh oh. Beh, era uscito un attimo topolino, ragazzi. Sicuro che qua non spawna nessuno? Ma perché ti può avere ragione? Ma posso farmi i cazzi miei? In altri due spawniamoli. Che belli. Queste sono ispirate alle signorine greche, mi sa. Perché c'hanno le forbici. Ah, le parche. Grazie al... Oddio, posso. Madonna, godo. Ragni del cazzo. Io devo giocare agli horror, ricordi. Mi spavento con i ragnetti per terra in 2D di merda. No, infatti, ragazzi, perdonatemi. Perché questo è stato proprio uno strillo. Mi sa che vi ho spaccato i timpani. Era proprio spavento. Non ti permettere mai più, sa? Pussa via, bestia di Satana. Madonna. C'è scritto qualcosa. Il cuore di leone verrà donato solamente a coloro che scelgono il cammino più difficile. Ergo, becca di sti 35 nemici. Madonna. Mi sa di punta alla baionetta con un mostro gigante. Recita: torna indietro ed emergerai dagli abissi con il coraggio di un leone. Riceverai il cuore di leone. No, Cristo Dio, no. Vaffanculo. Senti come spegne l'os. Cuor di leone, il simbolo della forza, permette di il confronto con il leone guardiano. Ma quanto cazzo uguale a quello di Bayonetta, continuo a dirlo. What a big surprise. I hope for your sake you got something inside that big body of yours. Che bell'int che ti dà il gioco. Dentro la corazza, rompigliela. Posso salirgli sulla groppa? Vieni qua, merda. Ah, dove scappi? Aia, minchia, fai male. Mi ha ripreso. Yeah.
solo la faccia. No, è affacculo. Aie, aie. Madonna. No, m'ha preso invece. Ma in realtà si vede qualcosa quando si trasforma in Sparda. Ci ho fatto caso adesso mentre combattevo, Star. Sì, si vede per un attimo tipo l'ombra che si vedeva all'inizio del gioco. Però figo. Bello anche che durante la cutscene ti dà l'int. Dentro quella corazza ci sarà qualcosa da ammassolare, perché devi aprirgliela. Qui giace il guardiano, solo una magica distruzione lo risveglierà. Lo sapevo sta cosa, mi ci giocavo le palle, sarebbe successa. Sta cosa che ti attacca dalla cutscene è fighissima. Ah, non l'avevo vista quella porta prima. Però bello che i nemici hanno proprio i loro modi con cui devi affrontarli. Questa è una roba che adoro. Cioè lui, se tu lo attacchi, tanto ti counter e ti apre. Devi continuare a punzecchiarlo fino a che non mostra il nucleo. Figo, molto molto figo. Vi è inciso l'emblema di un sole e sotto c'è scritto qualcosa. Lode il sole. No, lo scintillio della luce guida ti brucerà. Solamente coloro che sanno resistere alla luce possono aprire il nuovo percorso. Oh! Aieie, Brazorf! Affanculo! Soga, merda! No, m'ha preso! No! Peppe, ma sei uno stronzo! Vieni qua! Bello come per tutto l'inizio del gioco ti danno le robe per prepararti a lui in realtà, eh? Figo! Sì,
Sì, ho capito, ma tutte le trasporti. Io devo camminare, porca puttana. Lella madonna. Ah, per culi pure. Soga. Affanculo la spada, cioè se mena ma pugni come i veri uomini. Ma è Virgil. No, non credo. Perché ho visto il suo riflesso. Perché so, io so che sono gemelli. È azzurro. Quelle. Devastato, sì, che bello però, madonna. Quanto mi piacciono questi scombattimenti. Tu mi discarico dei bagni dell'Itis. Oh, cazzo. E questi sono gli stro... Vabbè, ho capito. Ho capito che doveva essere Resident Evil 4. Ma pure meno, Dio madonna, poi. Dio Cristo. E poi... Ma... E che cazzo... Vieni qua. Mia nocciolina. Tutte mie. Nemico nuovo. Nemico nuovo. È una versione potenziata delle signore. Aspetta. Aspetta. In realtà dovrei vedere il bestiario, effettivamente. Mi sa che il bestiario ti dà un attimo di hint su ste cose. Oh, Bonnie, ma questa è lore. Talvolta eseguono attacchi con le pistole. Prima di sparare hanno l'abitudine di attorcigliare i polsi, producendo un suono caratteristico particolare. Vedi che ci avevo preso. Presentato dalla parte che somiglia a un osso di mucca, questi demoni sono molto più potenti e perfidi di Sin-Sish. Vabbè, degli stronzi con le forbici. Utilizzano ossa di animali e umani per creare una barriera demoniaca impenetrabile. Il tuo compito è distruggere il nemico all'interno di tale barriera. Ah, ok. Il loro attacco avvitato è molto preciso e demolitore, ma puoi sventarle vischivandolo. Grazie al cazzo. Comunque non è consigliabile per affrontare questi spiriti maligni da terra. Trasformati in cacciatori di fantasmi e combatti in aria. La testa del loro colpo è il punto debole principale. Tuttavia con le semplici pistole non riuscirai a eliminarle. Le corna sono il loro punto debole. Per sconfiggere devi trovare il modo di attaccarla. I loro mantelli sono pure illusioni create dagli spiriti maligni. Tutti gli attacchi fisici sono privi di effetto. Sono più potenti dei Sin e con ogni probabilità riusciranno a difendersi deviando l'attacco di Dante. Quindi questa è una roba bellissima. Poi li leggiamo anche gli altri, perché questa è roba interessante, perché devi saltare per fare questa cosa o per sparargli direttamente alla testa. Non basta colpire quel mantellino di merda e devi ucciderli dentro questa zona. E mori. Oh, fanculo. Ah, guarda dove cazzo siamo risbucati. E se mi so sto salto? Ah sì, ma penso che qua posso semplicemente... Sarebbe stato bello. Di sotto. Sarebbe stato bellissimo. Tanto come uno stronzo che cadeva. Ma fai i salti di 7 metri. Cosa ti spaventi? Spaventati. Pure molto, Dio madonna. Ciao. Devo capire qual è il suo... Ma forse la coda è il punto debole. Aio. E ho sbagliato. E sali. Oh. Uè.
In realtà questo Devil May Cry è molto molto più ragionato. Pure tu ne che sei normale, eh? È molto molto preciso questo primo Devil May Cry. Cioè lui devi evitare quei due o tre attacchi, puoi punirlo, lo apri fortissimo appena gli puoi andare sulla groppa o sulla coda e via. È il cadavere di un soldato che dopo essersi aggirato nel castello deve essere morto stremato. Ha qualcosa in mano. Cosa... Va bene. Che tanto questi sono palesi. I resti di Resident Evil, il fucile, il lanciagranate. Oh. Madonna, che belli. Molto veloci. Va bene, counterate, merde. Altri? C'è un epigrafe sulla base. Mi chiamo Ifrit. Ah, proprio a cazzi i nomi. Gli incauti che mi deterranno pagheranno con le fiamme dell'inferno. Armi nuove, dei gauntlet. Ifrit, un guanto infuocato che aumenta i poteri del suo possessore. A parte i flash che mi stanno a far venire gli attacchi. Bellissimo. Block off, Featherface, or you can stick around and find out the hard way. Devo trovare un modo per abbassarti. Oh, guarda che per adesso in cielo non è che c'ho tanto movimento. Cioè cado per terra come una merda. Ah, ma perché scendi? No. Vieni qua, pollo di merda! Dio madonna, spero che si sviluppi però il combattimento aereo, perché questo è stronzo, perché lui sta costantemente in alto che si allontana e tu in volo l'unica cosa che c'hai è questa. Oh, madonna, che infarto, vaffanculo. Madonna, vi fulmino il culo, merde. Non ci puoi entrare. Cazzo, è vero, è un fantasma. Non ci può entrare il ciollo, non ci può entrare. C'è una coppa sul fondo, protetta da una potente luce. Dimostra il tuo pregio con il simbolo. Vuoi usare il simbolo di castità? Cagli, contiene il sangue delle divinità defunte.
Lui è Virgil. Si è triggerato perché ha visto l'amuleto che gli ha dato probabilmente a entrambi la madre, no? Però perché c'è stata ad affrontare? Magari sto Mundus l'ha ammazzato, l'ha fregato, l'ha intrappolato, gli ha dato il potere. E quindi però non è che c'è sta ad affrontare volontariamente, è semplicemente Mundus che l'ha lanciato qua a rompere i coglioni. Poi ogni tanto si triggera perché appunto vede delle cose, cioè riconosce che è Dante. Vabbè che effettivamente uno deve ragionare anche molto in chiave del fatto che il primo Devil May Cry si te parlano magari di Virgil e Dante. Però giustamente io mo so chi è Virgil, vagamente magari l'aspetto, quelle robe lì, perché ci sono stati altri 4 Devil May Cry. Quindi qua era molto più nascosto il fatto che nero potesse esserlo. Aia, quello va counterato, eh. Ah, quello non devo follow upparlo. C'hai lo stinger pure tu. No! Minchia, l'ho evitato a pelo proprio. Che bella sta cosa che se scontrano e se sei più veloce puoi inchiappettarlo. Che bella, è veramente figa, è molto molto scenica più che altro, eh. Ok, è riscappato un'altra volta. Poi che non sia proprio Virgil, è sicuro. Magari è qualche forma corrotta, qualcos'altro. E io più che altro perché non so qual è lo stile di combattimento di Nero. Di Virgil. Di fama so che combatte di katana. Però appunto per questo dicevo che ci stavano dei momenti in cui si metteva in quella stance strana che me la ricordava molto molto. Ah, quella... No, dai! No! Ma vaffanculo, dai! Ma io pensavo che cazzo fosse tutta una roba per farmi tornare indietro a me il tizio. Ma va a cagare. Ma ho lasciato l'ira di Cristo dei loot dietro. Questa è una cosa del sistema a livelli che mi fa cagare però. Cioè io veramente dovevo farmi tutta quella zona. Io sono un cazzo di sirenetto. Dopo che ho fatto Kingdom Hearts 1, quel mondo di merda, questo è niente. Questo è il cazzo di niente. Ah, vabbè, ma c'ho l'auto-aim. Ma sti cazzi, allora. Vabbè. Anzi, è fatto meglio di quanto potevano mai farlo, raga. Ma guarda, sembra veramente un cabinato, Dio Madonna. A sto punto sai che potevano fare su PC, magari? Fammi usare il mouse, no? Cazzata, per dire. No, ma infatti è palese che sia tipo un emulatore della PlayStation 2, Frank. E adesso è subito Tomb Raider. Porca puttana, ditemi se non siamo dentro una di quelle cazzo di tombe. Ah, ci stanno pure gli spuntoni, ci stanno. C'è un'incisione. L'emblema che risuona aprirà il sigillo.
anello dello scudo. Scudo emblema, un piccolo scudo, l'emblema ha la stessa forma di quello che si gira alle porte dell'arena. Il braccio dello scheletro sembra essere una leva. Vuoi azionare la leva? Un'altra leva, Kronk! Nightmare Beta. Un'arma creata negli inferi. I suoi poteri sono sconosciuti. Ah, è un'arma da fuoco. A parte sì, palese cheat ai xenomorfi. Guarda che stance. Usa la barra del Devil Trigger. Ah, però se lo fai da più in alto, in realtà penso che è proprio quella la cosa di sti fantasmi. Più in alto stai quando li colpisci e più chance c'hai, diciamo, proprio a livello di programmazione di colpirgli e fargli male. Figa come roba. Cioè l'hanno gestita così, proprio a livello di programmazione. Questa decorazione sembra raffigurare due cavalieri che tengono qualcosa. C'è una frase incisa: gli scudi che riverberano la luce e una coppia di lance conducono al campo di battaglia. Usare la coppia di lance? Yes. Più che altro io devo anche capire un attimo che cazzo stiamo a fare, perché quella donna ci ha portato qua palesemente o per metterci alla prova, per far risvegliare in Dante qualcosa, per armarlo, per prepararlo. Mundus gli ha detto porta Dante perché è il figlio di Sparda e deve morire qua come uno stronzo. Tocca capire. Ah, Dante vuole, cioè proprio di roba vuole uccidere Mundus. È vero che tra l'altro io non ci penso, ma Devil May Cry 3 per esempio è un prequel. Madonna, questo mi ricorda, sapete quei luoghi di Bayonetta dove poi fra un po' si cominciano a menare come veramente dei mostri. Sento una voce nella mia mente che dice: offri un dono in sacrificio all'arena e la strada sarà connessa alla ruota del destino. Ma basta sto piccione del cazzo! Che due coglioni! Piccione di merda! Lo odio! Ah cazzo, non devo saltare! Minchia, sta cambiando, attenzione! Non sto capendo. Devo salire su, capito? Stai calmo. Piccione di merda. Minchia, questa è cattiveria però, eh. Ah, io ho staccato un'ala. Non voli più, brutto schifo. Bisogna stare attenti comunque. Madonna. Ma cazzo fai a volare che non hai una cazzo di ala, Dio Madonna? Io sono morto però se non muore adesso. Eccomi. Oh! Suka! Piccione! Del cazzo mori! Non è morto. Madonna, Suka! Ah, eccolo il sacrificio di sangue. Mundus.
beat him. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, Shirley. My mother used to always tell me that my father was a man who fought for the weak. He had courage and a righteous heart. In the name of my father, I will kill Mundus. Adesso sì, capisco le varie robe. Bello il simbologismo. Ah, è diventato un horror. Benvenuti a Villa Spencer. Ah, perché ti porterà dove tutto ha inizio. Figo. Dove tutto ha inizio, magari questo ancora non era il castello di Mundus, quindi non c'è la statua e quelle robe lì. Zitto zitto, quatto quatto, dietro le cose. Comunque ci avevano pensato. Bellissimo come modo di entrare. Sono spiriti maligni elettrici che hanno assunto le sembianze di pipistrelli. Quando assumono la forma di pipistrello, attaccano sparando lame di elettricità. Fai attenzione quando vedi che si caricano di luce. Possiedono l'abilità di assumere la sembianza degli avversari. Non solo possono riprodurre l'aspetto, ma riescono anche a imitarne il comportamento e le azioni. L'elettricità che sparano con gli occhi è molto pericolosa, ma può viaggiare solo orizzontalmente. Quindi se pensi di essere in pericolo, salta verso l'alto per evitare di essere colpito. Oh, ma bellissimi. Che fighi! Ma li adoro! C'è un incredibile influsso malefico proveniente dallo specchio. Sento una voce. Colui che bussa alla porta degli inferi assumerà i poteri della pietra blu. Ah, era un'amalgama! Ma figata! Deduco... Voi non possiate morire? Oh, è quella roba! Il nucleo sopra è il punto debole. Ok. Ma che figo! Ma è bellissima sta roba! Bello perché caccia fuori il nucleo perché se deve ricaricare. O se deve o va in surriscaldamento. Devo capirlo però, questo mi sembra un boss segreto a vederlo così. Che tra l'altro io mi sono rivisto anche la live scorsa e c'è stato così furtivo in realtà un paio di linee che sono state fighe, perché hanno fatto intendere che Nero, perché lo chiamo Nero Vergil, è stato ucciso da Mundus. Ecco perché qua sei un po' confuso, perché tu pensi che è morto e invece no, se l'è inchiappettato e l'ha risparato contro Dante. Cioè in Devil May Cry 1 ci stanno poche cutscene con quelle te le mettono lì. Ah beh, è vero che eravamo entrati dentro tipo i livelli a Super Mario la volta scorsa. Me l'ero completamente dimenticato. Here we go. Le lucertole profate di ghiaccio. Mo ne parliamo, eh. Deduco Ifrit qua. Male. Devo rientrare un attimo nel mood. Vieni qua. Aio. Becca. Più stiamo andando avanti e più vedo trante. Troppe cose di Bayonetta 1. Sopra c'è qualcosa? No. Ma dove cazzo? Vabbè, che infarto, non t'avevo visto. Vaffanculo. Allora, sta roba è fighissima. Sono venuto a contatto con uno strano potere. Devo trovare il modo per sconfiggere il drago. Ho capito, fammi andare. Non posso andare, va bene, non posso andare, vaffanculo, va bene. Ma poi quello è un drago, è un T-Rex, Dio Madonna, un drago. C'è scritto qualcosa, il difensore del cammino, il drago di Pluto. Mostra il tuo coraggio con la spada e il drago brucerà della sua stessa fiamma. Devo perriare l'attacco? Gna! Non ha funzionato.
Gna, no, ho sbagliato tempismo. Arcatraia. Non usare lo stinger, è proprio ok di base. Affanculo, l'ho riadicipato. Dio madonna, drago di merda. 1, 2, 3 stella. 1, 2, 3 stella. Sta funzionando. Dai, palla di merda. Diventato sì, Wii Sport di botto. Come curo? No, no, per me è 1, 2, 3 stella perché altrimenti la mia vita è un inganno. Quindi non l'ho letta io, mi dispiace. Ho capito che ho girato sto schermo di merda. Vogliamo uscire? Va bene, qua c'è del parkour da fare. Tanto io non posso fare semplicemente... Mi sa di sì. Quicksilver. Una palla di cristallo piena di mercurio. Il mercurio ha poteri lunari che permettono di aprire le porte bloccate. Madonna che bello, continua a dire comunque. L'ambientazione, anche come si gestiscono la telecamera, è veramente figa come roba. Ciao fratelli, come stai? Tutto bene? A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. E tu non stai avendo una reazione? È diventato più alto. C'è tua madre. Aia. A te non ti faccio first try, mi sa, No. Non ti faccio first try manco per il cazzo a te. Eccomi. Guarda com'è diventato più alto. Però bello, è molto più veloce. Voglio percularti anch'io. Dov'è andato? Oh! Oh! Ma che figo! Madonna! Adesso sì che mi ricordi Virgil. No! Ho il potere del doppio salto. Merda! Gna! No. Ho il doppio salto. Gna. No. Devo andarti alle spalle, più o meno. No. Gna. No. Suca! Minchia quanta vita c'hai, zio, ma che cazzo! Ma senti la musica come spigne! Ah... Ma ancora, basta! No! La madonna, padre mio! M'ha preso con una. Madonna, arrivo prima io, merda! Vieni qua. Aia. Sul trono, così? Aia, che dolore d'acci tua. Yeah.
Madonna. Mi ha preso invece. Ora sì. Sì, ma scendi da là, Rigor. So, scendi. No, questo è brutto. M'ha preso, vaffanculo. Eccomi. Eccomi. E invece puoi scendere da lì? Vieni qua. Oh, la telecamera, dammi una mano per favore. Quella. Le madonne. Dai, fermo. Dai, accuccia. Dai, 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 dai. Madonna, ti prego. Sì. Elite, questo non è culo, questo è bravura. Mi bruciano le mani, però bellissima fight. Perché praticamente la versione finale delle altre due è molto più veloce, molto più stronzo, c'ha delle mosse uniche. Certo, qua senza doppio salto è greve, perché il doppio salto è tipo una schivata al loop plus ultra. È devastante, ti toglie dal cazzo tipo tantissimo. L'unico fatto è che veramente in Devil May Cry 1 Dante c'ha meno 6 a intelligenza, perché c'ha la faccia del fratello, doveva vedere ciondolo per azzeccarlo. Che c'ho il batticuore, mi è piaciuta un botto come fight. Amuleto perfetto, risultato della combinazione del ciondolo di Dante con quello del cavaliere nero. Permetti di entrare negli inferi. Sparda è la vera forma della Force Edge, la spada usata da Sparda, il cavaliere leggendario nero. Ma guarda che bello, che tra l'altro la cosa figa in realtà, ci ho fatto caso adesso, è semplicemente che è tutto, non è che è all'epoca, è tutto invertito, perché giustamente noi siamo entrati in quella roba che ha fatto plup, cioè siamo in uno specchio, quindi è al contrario, la porta era a sinistra ma a destra, la rottura c'era, mo non c'è sta e compagnia, ma che figo. Ma che figo! Ma bellissimo! Che siete gli schizzati dell'inferi? Madò! Quindi, tecnicamente, non è che è una cosa così easy, ma puoi andare all'inferno. Questo è il buco di culo di qualcuno. Wow. Dante! Dante! Help me! Trish! E basta sto nemico del cazzo. Trish, stay back. You fool! You're so easy. Trish, you? Humans, what sweets. You should know better than to trust a stranger.
Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die! Cambia molto la faccenda, ma... Ok. Dante, why did you save my life? Perché gli ricordi la madre, stronza? Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her! You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! C'è sta, è la scena molto 2001. Cioè, che Dante salva un demone che spara saette dalle zinne, non... Cioè... Credo che quella qua, la roccia, faceva implode con lo sguardo. Però c'è sta, la salvata perché gli ricorda la madre. Non la commento neanche, perché è proprio fatta per metterti quei due pallini di storia in mezzo. Era il 2001. È bella con la musica, con lui che gli dice sei mia madre. Che se mi ricordi mia madre e hai la sua faccia, non sarai mai come lei. Perché è palese che Mundus magari l'ha creata a somiglianza della mamma di Dante, proprio per fregarlo, per invischiarlo nelle cose. Madonna, cambio di mood totale. Ma che figo. Sì, per un attimo sembra che ci stessimo per sposare. Again I must face a spider. Strange fate, isn't it? Strange and ironic that it will end the same way. Irony has favored you this time. Look there. Trish! Don't even think about it. Blink. She dies. You! Dante! Fool. So sad that humans will always be humans. No more. Has the spider blood been spoiled over the ages? Now, die! Trish! Trish! No! Useless scum! Failure is one thing, but taking an odd behavior like that... What is the matter? It is time to end your pitiful life. How much longer are you going to keep zapping? Come out and show yourself, Mundus! Thank you.
I see the same light as in Sparda's eyes. Why my mother? That useless being. If you need a mother, I can create it. As many as you want. Just like I created Trish. Silence! Allora, a parte la musica, bellissima. Quanto figa, però è tipo una gimmick, quindi. Cioè, vedete, questi qua sono effettivi proiettili. Ed è una roba che Dio Cristo. Per schivare tutto doveva andare a cerchio, è tutto a cerchietto. Da bravo pilota di gunship è tutto così per schiva. Quelle sono un problema, perché queste continuano a sparare. No, cazzo, ma perché queste? Ma c'avrai, cioè, col pendolo al cuore gli farò più male, credo di sì, spero. Cazzo, l'ho sbagliato troppo presto, vaffanculo. L'avevo fatta no hit, l'avevo fatta. Andy pareva, guarda, per l'ultima tacca di merda l'ha rimessa sta roba. Mi sa che non ce l'ho fatta invece. E vabbè, tirami dietro pure Eva, Dio Madonna. Ed è subito il re di ferro di Dark Souls 2. Che tra l'altro ecco perché vai così lento. Perché qua, stando sempre in Devil Trigger, vai molto più veloce, giustamente. Ed ecco che cosa servono le spazzate ampie della versione così. Che cazzo di parto? Ecco perché devi fare, sembra Tomb Raider 1, che per battere il boss finale devi aver fatto tutta la roba.
Ora! No, un cazzo! Non ce la faccio a schivarlo quello, è incredibile! Dai, dai, dai! Vattene a fanculo! Mother risked her life for me, and now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light! This was my mother's. Now I'm giving it to you. My father's also here now. Rest in peace. Sì, è stata. Allora, lo stride è stato molto cringe. Bello però che pianga, perché immagino che Dante non pianga mai. Guida materna. Scappa da Malle, Thailand. Prima che sprofuga. Ah, c'è proprio fine Resident Evil 4 qua. Ancora tu, caga minchia! The gate has been opened. Dante, you are not getting away. This is where you will die. I'm not going anywhere. Besides, there's no place to go. Look around. This will be your burial ground as well. What's the matter? Here your powers are weak, human. No. Dante, you'll be okay. You can do it. What? Mother. Dante, use my power. Trish. Potenzia le tue pistole Ebony Ivory utilizzando anche i poteri di Trish. Puoi sparare al Mundus in modalità demone. It looks like we have a winner. Jackpot. When you do come back, give my regards to my son, will ya? Trish! Dante. Dante. Trish, devils never cry. These tears, tears are a gift only humans have. We're too late. No, Trish, it's never too late.
never give up. Are you ready? Yes. Fatto l'elicottero d'inizio gioco. Let's rock. È la fuga dall'isola veramente alla Resident Evil. È veramente la fuga. Ma ho capito. Dio Madonna però. Forget though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Devil never cry. Yes. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. 5 minutes. More than enough. Questa è molto figa. Quindi, ok, cioè lei nei prossimi, per quanto, eh? Ah, la Sparda. Bellissima, adesso si chiama Devil Never Cry. Bella. Bella come roba. Il finale neanche lo commento più di tanto, perché alla fine gli anni sono quelli. Doveva essere Resident Evil 4, si vede con l'isola che esplode, la fuga, tutto quanto. In realtà è un mischiaticcio tra quel sopra le linee della Capcom e quegli anni, perché era nato così. Poi questo ha fatto nascere i Devil May Cry, quindi era quelle sopra le linee. In realtà che poi ha caratterizzato anche tutti gli hack and slash, eh. Qua Virgil proprio non se lo so inculato de pezza. Cioè, all'epoca doveva essere proprio... Ok, se tira sviluppiamo, altrimenti finiamo qua. Mi sembra quella roba lì. Perché proprio Virgil è stato ok, il fratello perduto, ha fatto allegnate, non l'ha detto per carità, ma l'ha capito quando ha preso il ciondolo. Ho apprezzato Devil May Cry 1 anche per questa roba, perché Devil May Cry 1 è veramente tanto, tanto gameplay. C'ha quelle due, tre info importanti che ti fanno da sfondo per tutta la partita, ma si vede che è proprio uno di quei giochi là. Cioè, erano proprio quei giochi PlayStation 2 che tu compravi per giocare. Prova la modalità difficile. Abbiamo finito Devil May Cry 1. James,